Ciao cari amici di Real Team TV, buongiorno, benvenuti a tutti e siamo qui per presentarvi una dottoressa, Luisa Ferrari, che è già venuta a trovarci tempo fa. Benvenuta Luisa. Grazie, grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere qui con voi e quindi sono felice, basta, non ho altri termini per esprimere questo momento. Ecco, Luisa è un anatomopatologo, ho detto bene? Perché è difficile Giusto? questa parola al volo, eh? E è qui per presentarci questo suo nuovo libro che si chiama I delitti dei sette giusti, indagine tra Torino e Calascio per Baldanzi, sempre per Frilli Editori, ma approfitto, passo subito la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy. Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno Luisa, bentornata, bentornata, anche noi siamo contentissimi di averti di nuovo qui ai nostri microfoni. Allora, cara, come giustamente ha detto il direttore, sei un medico, un anatomopatologo, sei ovviamente una scrittrice, sei anche una grande esperta, appassionata di museologia scientifica, storico-medica. E hai già pubblicato diversi libri, uno lo abbiamo già trattato insieme, La Villa dei Cadaveri, tra l'altro ho visto che è risultato anche primo in classifica al Festival Maggio in giallo, ma oggi parliamo di questo nuovo tuo lavoro, che è appunto la terza indagine, per così dire, perché è il terzo episodio. I delitti dei sette giusti, indagine tra Torino e Calascio per Baldanzi, Fratelli Frilli Editori, collana Supernoir Bros. Allora, ci ritroviamo di nuovo nel nostro, come dire, nostro istituto di anatomia patologica di Torino. Ormai ci siamo, per così dire, un po' affezionati perché ci avevi fatto anche appassionare nella Villa dei Cadaveri, perché comunque a parte ovviamente la storia, a parte il noir, è collegato a te in qualche modo, perché i tuoi studi, la tua storia, il tuo lavoro, quindi c'è quella parte di emozione e di storia che insomma vi collega. Adesso abbiamo questo nuovo episodio, un giallo classico, un noir, devo dire, denso di atmosfera, dove c'è della leggenda, dove ci sono delle storie particolari. Ci spostiamo anche di luoghi perché non ci fermiamo al Piemonte, non ci fermiamo al territorio dell'Astigiano, ma ci spostiamo alle terre d'Abruzzo, ci spostiamo quindi in un'altra bellissima terra. L'Italia è tutta meravigliosa ed è anche bellissimo poi vederla descritta e narrata in queste storie avvincenti, perché è un giallo intrigante, molto interessante. Ma faccio parlare subito te, cara. Allora, il nostro Baldanzi si ritrova poi non proprio, come dire, lui vorrebbe scansarsela, però si ritrova di nuovo in una situazione complicata. Cosa succede questa volta? Allora, questa volta succede che mentre lui spererebbe, al contrario di tutta la popolazione mondiale, di rimanere felicemente malato in quarantena per il resto dei suoi giorni, cosa che gli darebbe una buona chance di sopravvivenza, soprattutto nei confronti della fidanzata Ornella, che per chi non lo conoscesse è una sorta di amore e odio. Un rapporto molto, molto controverso, ecco, quindi mi verrebbe da dire Paperone Brigitta per chi è amante dei cult disneyani. E quindi lui spererebbe di potersela scampare in maniera molto subdola. In realtà no, si ammala, ma guarisce e, come giusto che sia, incomincia a essere coinvolto in un'avventura nella quale assolutamente non avrebbe nessun interesse personale a essere coinvolto. Ma c'è un passato che gli ritorna di colpo davanti, una persona cara, perché Baldanzi sì, fugge da Ornella, ma è ben noto che invece ha il cuore che batte per sostanzialmente il resto del mondo, quindi è un po' controverso come personaggio. Non sa bene neanche lui cosa deve fare, se deve diventare grande e quando. Ribadisco, Baldanzi non è un ragazzino, però cresciuto tanto non lo è. E quindi una persona torna dal suo passato e lo trascina nel cuore della notte in terra d'Abruzzo. E qui si trova coinvolto in una storia, tanto per cambiare, più grande di lui, perché niente meno che nella leggenda dei sette giusti. Premessa, leggenda assolutamente inventata dalla sottoscritta, non c'è nessun riferimento storico.
ci sono delle cose, diciamo, dei fatti storici o comunque verosimili, in quanto, beh, questo non ve lo posso dire, dovete leggerlo. Diciamo che Non dobbiamo spoilerare nulla. deriva da un fatto storico, deriva da un fatto storico. Ecco, però possiamo accennare, ecco, chi sono questi sette giusti, cioè possiamo dire così a grandi linee di cosa si tratta, ovviamente senza mai spoilerare nulla. Allora, i sette giusti erano sette personaggi, diciamo così, che amministravano la giustizia, ovvero che si arrogavano il diritto di decidere sulle sorti degli abitanti di Calascio. Il perché è il motivo che non vi posso dire, ma è un motivo verosimile, se non vero, verosimile. E appunto questa leggenda ha portato a delle conseguenze, perché comunque chi si occupa di storia della medicina, c'è una disciplina che ho già citato e che cito sempre molto volentieri, che è la paleopatologia. Anatomia patologica è una disciplina medica che si occupa della medicina, che si occupa di diagnosi delle malattie. La paleopatologia è una disciplina sempre anche con componente, diciamo, storico-medica, ma più allargata, diciamo, in quanto si può essere anche antropologia piuttosto che biologia, che si occupa delle storie delle malattie. Ora, perché vi dico tutto questo? Perché, questo lo posso anticipare, in ogni romanzo compare una tecnica anatomica di conservazione dei corpi. Noi tutti conosciamo le mummie, e fin qua, qui non ci sono mummie, premetto. E c'è un'altra, viene citata un'altra tecnica, la pietrificazione. Quindi chi in passato era in grado di rendere i corpi umani simili a pietra. Quindi tutto un risvolto storico. E cosa c'entrino i giusti, Calascio e la pietrificazione? Leggetelo, perché altrimenti io ho detto tutto. Assolutamente sì, però come ho detto all'inizio intervista c'è un po' questa atmosfera così di storia, di leggenda che è molto molto intrigante. Luisa ci aveva già anticipato nella nostra precedente intervista, c'era questo lavoro, come dire, in elaborazione e sono molto contenta adesso di presentarlo insieme a voi perché appunto lo aspettavamo ed eravamo già anche un po' preparati a questo viaggio in questa terra. Però diciamo ai nostri amici a casa, perché la terra d'Abruzzo? Perché so che è successo qualcosa di, come dire, simpatico per cui tu hai scelto di ambientare in questa terra. Posso dire che sono stata scelta più che aver scelto, perché il retroscena è che durante una presentazione di quella che era l'antologia Thrill della Thrill Editore di 2 anni fa, era Odio, Amore e Noir, avevo scritto un racconto ambientato a Rocca Calascio e all'Aquila ed ero stata invitata per presentarlo a Calascio. E da lì è nata l'idea, ma perché questo paesino così particolare, con le sue viuzze, con i suoi bellissimi paesaggi, con la sua rocca che sovrasta tutto, non può essere un'ambientazione per un romanzo? Detto fatto, questo è il romanzo. E Questo quindi l'ho qui. poi presentato anche all'Aquila e anche a Calascio quest'inverno, devo dire con anche abbastanza stupore del tipo, ma allora l'hai fatto sul serio? Sì, l'ho fatto sul serio perché sono di parola, se dico faccio. E quindi questo è il presupposto. Questo romanzo è stato in Abruzzo per questo motivo. Poi aggiungo, l'Abruzzo è una terra bellissima, ci torno sempre molto volentieri. Baldanzi soffre di mal d'Abruzzo al posto di mal d'Africa e fate un po' voi, perché è Ormai balzano. ci siamo affezionati a Baldanzi perché così, così deve essere. Però citavi inizialmente Ornella. Ornella, come va? Come sta Ornella? Poverina, Ornella è un personaggio che è cresciuto nei 3 romanzi, perché all'inizio era dispotica, molto cacciatrice di uomini, abbastanza così, e, diciamo, antipatica, volutamente antipatica. Poi mi ci sono affezionata, poverina, nel senso che alla fine è cresciuta così come vamp, che diciamo, gioca molto sull'aspetto esteriore, in realtà crescendo nei 3 romanzi ha dimostrato di avere un'anima devota a Baldanzi, infatti possiamo dire che un povero Baldanzi ammalato la trasforma in un'infermiera perfetta che gli porta l'acqua minerale della sua marca preferita, no, la sbaglia, la cerca di nuovo, eccetera, eccetera. Quindi la vamp si è trasformata in una
vestale assolutamente devota. Poverina, molti mi dicono: ma perché non le fai già avere un destino migliore? Beh, posso dire ci sto lavorando su, perché ah, comunque dai, diventi un po' no, più clemente. Sì, dai, un po' più clemente ci sta. No, è sempre molto bello leggerti, perché comunque non sei magari legata, ancorata a degli schemi classici, no? Del noir, del giallo, ma comunque riesci a tenere sempre un ritmo così anche interessante. Non mancano comunque i sorrisi, non manca, capito, una certa ironia. Chiaramente anche la caratterizzazione dei personaggi, perché Baldanzi poi è anche lui decisamente particolare, non è appunto il classico, come dire, personaggio preciso, che è, anzi lui, guarda, lasciatemi sul divano che lì sto benissimo, e quindi questo crea una simpatia anche molto divertente. E poi c'è tanto di quello che sei tu, Luisa, perché comunque il tuo lavoro, lo dicevamo anche nella precedente intervista, che tra l'altro voglio anche ricordare ai nostri amici di andare a guardare, per chi non l'avesse fatto, questo libro può essere letto anche, come dire, da solo, ma consiglio di leggere i precedenti, perché comunque leggendo i precedenti tu fai comunque dei collegamenti, dei rimandi, cioè dai la possibilità anche a chi legge solo questo di non aver, diciamo, difficoltà. Però volete togliervi il gusto di approfondire quello che sono i personaggi, da dove tutto comincia, parte, da dove tutto si sviluppa, quindi io non mi farei assolutamente perdere questa occasione. Però insomma, ecco, questo anche tuo lavoro che è collegato alla tua penna, io lo trovo molto genuino, molto interessante, quindi è una cosa che a me piace. Poi gli scrittori comunque in qualche modo sono sempre presenti nelle loro opere, o inconsciamente o direttamente, quindi c'è sempre questo, e invece in te è abbastanza visibile, e questo a noi piace. Ora non possiamo che non chiederti, Luisa, cosa, cioè qualche anticipazione, perché mi hai detto che sarai leggermente più buona con Ornella, vuol dire che tu stai già lavorando. Sto già lavorando, e se sono più buona con Ornella, immaginatevi chi possa essere la vittima predestinata, perché visto che sono in due, fate voi. Non immaginate. Povero Baldanzi, questa volta rischia di non scamparla proprio, quindi preparatevi. E questa mi sposto di nuovo, torno a casa, questa volta ci spostiamo in terra torinese astigiana. C'è di nuovo il museo, tornerà protagonista il museo di anatomia patologica, il grande amore che torna costantemente, e tornerà anche una parte storica questa volta. Vedrete che ci saranno degli eventi, diciamo che un passato che ritorna, ma un passato abbastanza impegnativo. E quindi una nuova storia con Battista, una nuova storia con Ornella, una nuova storia con altri personaggi che appunto si svilupperà qui nella terra astigerana, quindi la Rocca d'Arazzo sostanzialmente, e dintorni e Asti, più sempre Torino, perché Torino non può non esserci, cioè ingrediente fisso, quindi ci sta. Ingredienti fissi devono rimanere, Luisa, altrimenti cioè non si va avanti, però ci dai un po' di novità. Che no, poi abbiamo capito, cioè il museo di anatomia patologica credo che sia una specie di paese dei balocchi per Luisa, quando ne parla è tipo il suo posto del cuore, è proprio, è una cosa che mi aveva già colpito quando nella precedente intervista, cioè lei le brillano gli occhi quando parla di quel po', pensate che paese dei balocchi è per lei, però adesso sto scherzando ovviamente, Luisa, però è vero ed è così. È vero. No, lo so che è vero, però dico ovviamente noi invece siamo contenti di trovarlo, ecco, nei racconti. Perché mi viene in mente Frankenstein Junior con questi discorsi, ve lo ricordate quel film? Come lo ricordate? Capolavoro assoluto quel film lì. Tra l'altro voglio aggiungere che nel libro di Luisa ci sono anche tante citazioni di film, di cose, quindi anche questo è molto interessante, tu ti soffermi a fare tante citazioni, tanti nomi, questo non vi anticipo, però c'è anche questo che dà un tocco in più a questa consigliatissima lettura. Grazie Luisa, è sempre un piacere averti come nostra ospite.
Piacere mio e vi ringrazio veramente tantissimo di questa chiacchierata. Sono proprio felice di averla fatta, di essere stata con voi. Quindi grazie. A nome anche di Baldanzi, che poveraccio, cioè non si sa bene come prenderebbe la cosa, ma sarebbe già scappato in direzione divano probabilmente, però anche a Provato. nome suo e di Ornella. Assolutamente, Grazie. grazie da parte nostra, è sempre un grande piacere. Ovviamente consigliamo l'acquisto e la lettura ai nostri amici a casa di I delitti dei sette giusti, indagine tra Torino e Calascio per Baldanzi. Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros per Rai Film TV, Luisa Ferrari. Grazie Luisa, è stato un piacere, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Luisa.